Ciao, sono Giuseppe dell'Ercolino Italia. Oggi vedremo il montaggio e l'uso della C50H3. Per un trasporto più comodo, la console viaggia all'interno della macchina. Adesso vedremo come smontare il pannello, come montare la console e la programmazione. Una volta aperto il pannello, tiriamo fuori il controllo. Il controllo è montato, adesso lo colleghiamo alla macchina. Ricordate che per questioni di sicurezza la console va allontanata dalla macchina per tutta la lunghezza del cavo. Per la movimentazione manuale, freccia su e pedale per portare il rullo nella posizione superiore, freccia giù e pedale per portare il rullo nella posizione inferiore, freccia destra e pedale per spostare il materiale verso destra, freccia sinistra e pedale per spostare il materiale verso sinistra. I rulli standard forniti in dotazione con la macchina sono rulli a scomparsa. Con le varie composizioni è possibile realizzare tutti i profili quadri, i profili piatti, la L e la T, compreso il tondo pieno. Per il tondo vuoto, profili ovali o altri profili, sono disponibili dei rulli speciali, costruiti su misura. Per entrare nella programmazione, menu, lampeggia R1. R1 indica il numero del programma che si sta utilizzando. La macchina è composta da un programma 0, l'unico programma a passata singola, o dal programma 1 in poi, tutti i programmi multipassata. Come funziona la programmazione della macchina? Abbiamo a disposizione due dati. Dal punto 0 precedentemente fatto, il rullo scende di 5 mm per ogni passata fino ad arrivare a 20 mm in questo esempio. Per modificare le quote, menu, lampeggia 20, porta il fine corsa a 40 mm. Enter per inserire i dati. Menu, lampeggia R1, menu, lampeggia il 40, menu, lampeggia la quota di passata che vado a modificare. Centriamo il materiale tra i rulli. Freccia sinistra, pedale. Freccia su, enter. Lampeggia due volte il cursore. Questa è la quota di rilascio pezzi. A questo punto basta dare un impulso verso il basso e il pedale per portare il materiale a zero, un impulso verso l'alto e il pedale per la quota di rilascio. A questo punto la programmazione è finita. Portiamo il rullo in posizione 0. Selezioniamo il verso di curvatura destro o sinistro, a seconda di dove vogliamo spostare il materiale. A questo punto selezioniamo il verso di lavorazione, se verso destra o verso sinistra. Confermiamo con Enter. Pedale. Finita la prima passata, freccia sinistra, enter, pedale. Possiamo fornirvi inoltre rulli speciali per la realizzazione di profili particolari, tra cui profili per infissi, rulli in plastica per la realizzazione dell'acciaio inossidabile, rulli per ovali, rulli per rettangoli e tanto altro ancora. Grazie per aver visualizzato questo tutorial.
Continuate a seguirci sui nostri canali. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah.